Di nuovo ben interconnessi ed interconnesse con www.stapradio.it nel mondo di Springer, naturalmente con Stefano Tini Radio, Stap Radio e con Roberto De Angelis, RDA Radio. Prendiamo come pretesto una nuova rubrica che di nuovo ha poco perché minuto 91, 91esimo minuto, è stata una fortunatissima trasmissione che è andata in onda su diverse emittenti televisive. La riprendiamo in prestito per l'anteprima, attenzione, per l'anteprima di Roma-Cagliari, anche perché ci sono delle situazioni un po' ambigue per quanto riguarda la scelta dei giocatori giallorossi per questa partita che potrebbe sancire in caso di vittoria un primato che potrebbe essere diviso con una sola tra Milan e Juventus, perché stasera Milan e Juventus si affronteranno e se una delle due vincesse chiaramente e la Roma riuscisse a fare risultato positivo, da domani sera la classifica Serie A potrebbe vedere due capolista, però prima di parlare bisogna aspettare le partite. Diamo la buona serata a Federico De Angelis. Ciao Federico. Ciao Roberto, buonasera. Bene, Buonasera a te, come stai? tu? Tutto a posto. Allora, Federico, veniamo a noi. Impressioni praticamente un giorno prima di Roma-Cagliari. Hai visto la Roma che ha battuto l'Empoli di misura, poi ha straripato in Coppa dei Campioni. Purtroppo ci sono diversi infortunati. Sentiamo che ne pensate per la partita di domani contro il Cagliari, che è allenato, guarda, nemmeno caso a dirlo, dall'ex Zeman. Beh, che dire, innanzitutto sabato scorso è arrivata una vittoria di misura, a mio parere molto importante, che secondo me ha dato una giusta motivazione per poter affrontare il ritorno in Champions League, ovviamente, perché erano 3 anni che la Roma mancava da questa importantissima competizione. Perciò, come dire, 3 punti molto importanti come inizio, perché già 2 partite di campionato, 2 vittorie, già un buon risultato. E poi che dire, sul fatto della vittoria contro il CSKA, ho visto una Roma che è subito partita dall'inizio con la testa giusta, lo schema di gioco giusto, peccato per quei 2 infortuni di Astori e di Turbe che non ci volevano, però riguardo agli infortuni, secondo me la Roma ormai ha fatto degli ottimi acquisti e ha rafforzato soprattutto la panchina, perciò non credo che ci saranno grosse difficoltà, penso sì. Potranno rimpiazzare bene adesso questi 2 giocatori. Una cosa che però mi è molto dispiaciuta della partita contro il CSKA è stato il fatto degli scontri che sono successi e devo dire sinceramente che secondo me certi episodi che accadono in precedenza purtroppo sembra che lì per lì cambino le cose, ma poi sembra che si ritorni come all'inizio. Come dicevo io anche specialmente dopo i fatti della finale di Coppa Italia, ho detto secondo me, non parlo soltanto di qui a Roma, non sarà l'ultimo episodio che sentiremo di cronaca nella quale ci sono appunto dei feriti. Per quanto riguarda invece la partita di domani, beh, la Roma ritrova all'Olimpico un ex allenatore che stima molto appunto sempre la Roma, ha sempre un buon parere nei confronti dei tifosi e di Totti, perciò penso che la Roma domani secondo me se esprimerà il buon calcio che ha espresso finora, non dovranno esserci grossi problemi, però anche quando si affrontano gli ex, secondo me le sfide non sono mai facili, non so se la pensi uguale. No, no, non sono mai facili, però bisogna dire che le squadre di Zeman giocano a testa alta con un 4-3-3 molto aperto, per cui se il Cagliari giocherà in una maniera veloce, la Roma avrà la prateria davanti, anche se poi bisogna stare molto attenti perché soprattutto Sau e Barbo sono due attaccanti molto veloci e io temo l'inserimento di Colla a sinistra come terzino giallorosso. Rosso di sinistra, di fascia sinistra, perché non perché non sia un buon terzino, non sia un ottimo giocatore, ma perché l'età non gioca a suo favore. Se da quella parte giocherai Barbo, che come corsa è un siluro, col piede va un po' meno bene, ma come corsa e cross non è secondo a nessuno, secondo me lì potrebbero nascere delle complicazioni. Non so cosa ne pensi te, cioè io rivedrei Buono di nuovo a sinistra in prestito, perché chiaramente ancora cioè, si adatta su quella fascia Torosidis, in quanto Mister Garcia ci dice che Olebas non è ancora pronto. Sì, potrebbero esserci delle insidie da questo punto di vista, però
credo che Garcia reputi Colla all'altezza, altrimenti non credo che avrebbe deciso di schierarlo proprio sulla fascia sinistra. Poi ricordiamoci che è sempre un giocatore di esperienza che appunto ha vinto la Champions League in un club prestigioso, perciò secondo me la partita contro il Cagliari riguarderà più che altro il fatto che la difesa dovrà essere il miglior reparto, perché per quanto riguarda il centrocampo e l'attacco non si discute, anche a livello di portiere ho visto finora De Santis che ha fatto veramente degli ottimi interventi e mi auguro che continui così da qua fino praticamente alla fine del campionato e anche in Champions League ovviamente. E perciò secondo me se la Roma avrà un'ottima difesa, per me non ci saranno grossi problemi, perché appunto le squadre di Zeman giocano sempre molto sull'offensiva a viso aperto e perciò bisognerà approfittare delle ripartenze. Allora, vediamo un attimo Federico, il Cagliari dovrebbe schierare un 4-3-3, come dicevamo, Colombi fra i pali, Balzano, Rossettini, Cepitelli e Avelar come quartetto di difesa, Chris Hedig, Conti Figlio, Ekdal, sì. E in attacco, come pensavamo, Ibarbo, Sau e Cossu. A disposizione Cragno, Pisano, Murro, Capuano, Benedetti, Donsaggio, Opedro, Capello, Dessena, Caio Rangel, Farias, Longo e l'allenatore naturalmente Zeman. Squalificati nessuno, l'unico indisponibile Eriksson. Leggendo questi 11 titolari, chi temi di più o temi il collettivo della squadra sarda? Ma il collettivo non proprio, temo più che altro un po' il centrocampo, specialmente Conti, perché Conti non si sa com'è, in tutte le partite che gioca contro la Roma sembra che si trasformi. Nell'ultima partita, se non ricordo male, Conti a Cagliari mi sembra che venne espulso, se non ricordo male, dal precedente, però sì. In altre partite è sempre un uomo che ha segnato alla Roma o comunque ha sempre cercato di mettere in difficoltà. E dal mio punto di vista temo anche molto Ibarbo, perché ha una velocità impressionante appunto sulla fascia, e specialmente Sau, che nel campionato scorso e anche nei precedenti campionati comunque si è dimostrato sempre un giocatore all'altezza. E speriamo che però contro la Roma non siano in forma, come dire, però secondo me dipenderà più dalla Roma che dal Cagliari. Se la Roma saprà tenere molto il reparto difensivo, per me non ci saranno cose da temere, insomma. E per quanto riguarda invece la Roma, come dico sempre, l'importante è sempre segnare più di un gol, perché non si sa mai, con un gol soltanto non si ha mai la certezza, ecco, di vincere, allora, sempre un po' quella paura. Vediamo un attimo, perché tra un'altalena di nomi che potrebbero sostituire alcuni titolari si parla per esempio di una staffetta Torosidis-Maicon, addirittura si parla di una staffetta Florenzi-Liaic e Totti destro. Secondo le ultime informazioni, la probabile formazione della Roma per domani nella partita contro il Cagliari qui allo Stadio Olimpico di Roma dovrebbe essere la seguente: De Sanctis fra i pali. Federico, e questa è una certezza, no? Certo. Esatto. Vediamo i quattro di difesa. Attenzione, perché c'è una novità. Maicon dovrebbe sedere in panchina e giocherebbe al suo posto sulla fascia destra Torosidis, quindi i quattro di difesa sarebbero Torosidis, Manolas, Yang Ambiwa e Cole, quindi c'è l'esordio di Yang Ambiwa. A centrocampo confermati i tre Pjanic, De Rossi, Nainggolan, neanche a dirlo, e dall'inizio, dal primo minuto dovrebbero partire per il trio d'attacco Florenzi e Gervinho sulle fasce, mentre Totti dovrebbe fare il falso centravanti, come si diceva una volta, il centravanti di manovra. A disposizione Skoruski, Lobont, Maicon, Olebas, Somme, Emanuelson, Keita, Paredes, Ukan, Ljajic e destro. Ricordiamoci poi che mercoledì ci sarà il turno infrasettimanale, se non vado errato la Roma poi affronterà un'altra squadra molto meticolosa come il Parma, per cui bisognerà saper dosare pure le forze e chiudere la partita in tempo debito. Se la formazione che scendesse in campo fosse questa, quindi 4 di difesa Torosidis, Manolas, Yang Ambiwa e Cole, che te ne pare? Niente male, devo dire. No, io finora non ho mai avuto dubbi sulla difesa della Roma a partire dall'inizio del campionato, perché mi ha dato l'idea che è una squadra che è come se già si conoscesse, non so, mi dà questa impressione di vedere questi giocatori già che come se avessero giocato insieme tra di loro, come se avessero una sintonia, e quindi questo dà molto una certezza, una tranquillità, perciò io penso che
finora, da quando si è arrivato alla Roma, Garcia stia svolgendo un ottimo lavoro, e specialmente adesso, anche provando questi nuovi schemi, credo che ci stupirà e non ci deluderà sicuramente. Federico, però c'è l'esordio in assoluto del giocatore francese Yang Ambiwa, che ancora né con Manolas, né con Castan, né con Astoria ha mai giocato titolare, quindi si getta nella mischia un qualcuno, perché tu hai Astoria e Castan che sono fuori uso insieme ai Turbe. Certo, però sono sempre convinto che se mai si dà un'opportunità ad una persona in generale, a prescindere dal calcio, mai si può dire se sarà l'uomo giusto oppure no. Poi può starci anche la volta all'esordio, magari un po' l'emozione, un po' la sfortuna, che possono andare male le cose, però non bisogna attribuire sempre le colpe, perché a volte chi non si è rivelato positivo all'inizio poi magari ha chiuso meglio di chi era partito bene. Federico, qualcuno dice che De Rossi potrebbe arretrare sulla linea delle difese e Keita diventare il regista del centrocampo, ma se la squadra del Cagliari ha questo tipo di velocità e giocherà pure di rimessa oltre che di manovra, sinceramente mettere De Rossi centrale difesa e Keita in mezzo, la velocità della squadra giallorossa Sarebbe rallentata, sarebbe una mossa non corretta, secondo me sbagliata. Quindi perciò conviene lascerei più così le cose come stanno. Conviene far giocare al centro della difesa Manolas, perché è greco, e Yang Ambiwa, questo francese naturalizzato, che è molto robusto, ha uno stacco di testa come Manolas davvero eccezionale, ma rispetto a Manolas riesce a ricostruire meglio l'azione della difesa verso il centrocampo. L'unica negatività di questo giocatore, poi è bella pesante come negatività, che molto spesso la mette sullo scontro fisico, molto spesso si è fatta ammonire nei campionati francesi e inglesi, e qualche volta ha rimediato pure qualche cartellino rosso che poteva evitare. Avrà appreso in fretta le lezioni di Garcia sulla robustezza e la competenza della difesa, ma molto attento a non fare falli gratuiti o scontri fisici, che mentre in Inghilterra e in Francia forse sono leggermente più tollerati, qui in Italia c'è subito cartellino giallo e poi cartellino rosso. Che ne pensi? No, penso che il tuo pensiero non fa assolutamente una piega. Beh, se andiamo ad analizzare, abbiamo Manolas e Yang Ambiwa, che praticamente Manolas, se non sbaglio, mi sembra che nell'Olimpia, questo anche l'anno scorso, mi sembra cartellini rossi, mai se non ero, qualche giallo, sempre speso bene i falli, mentre Yang Ambiwa diciamo un po' più, come si dice, scalmanato, dai, mettiamola su questo punto di vista. Però credo che se ha fatto questa esperienza appunto in Francia e in Inghilterra e è capitato più volte di commettere appunto dei falli che lo hanno fatto uscire dal campo, oppure dove è stato diffidato, credo che arrivi qui in Italia già con una mentalità diversa e appunto essendoci già passato prima dovrebbe cercare sempre di migliorare. Credo che se la Roma l'abbia scelto non si sia lasciato influenzare da questo fatto, ma perché vede lui delle potenzialità. Federico, che poi se fosse pronto Olebas, Manolas e Olebas hanno giocato insieme diverse volte, la difesa forse sarebbe più tranquilla e più sicura. Cioè, io sinceramente vorrei vedere Olebas domani dal primo minuto, ma se Garcia non lo rischia e dice che non è pronto, noi dobbiamo credere al nostro mister. Certo, io mi fido pienamente di Garcia, e se ha deciso di adottare questa scelta per la formazione, credo nel suo lavoro, e perciò secondo me Non sbaglierà a schierare Manolas e Yang Ambiwa, e poi lo vedremo direttamente nella partita se ha fatto bene o ha fatto male, però adesso lasciamo soltanto all'immaginazione il fatto. Esatto, anche perché non ci possiamo esprimere prima che la partita sia giocata, cioè no. Noi tutti speriamo in un risultato positivo, però prima di cantare vittoria, calmi ragazzi, calmi amiche e amici che ci state ascoltando su stapradio.it, su RDA Radio, ma la partita deve essere giocata prima. Certo, e poi come dicevo prima bisogna sempre dare opportunità alle persone, perché se no non si può dire se sono idonee oppure no. Esatto. Federico De Angelis, io ti ringrazio per quanto riguarda la Roma. Apriamo una piccola postilla, anche se il titolo della trasmissione è l'anteprima Roma-Cagliari. Stasera ci sarà Milan-Juventus. Sì. Quali sono le tue previsioni? Allora, io vedo due ottime squadre finora. La Juventus, che secondo me non ha fatto acquisti secondo me enormi alla fine, se andiamo a vedere. Però ho visto che, se non sbaglio, ha recuperato Morata,
E piano piano, se questo giocatore recupererà, secondo me si rivelerà un ottimo attaccante, perché nel Real Madrid comunque si è visto. E diciamo che la Juventus, secondo me, l'unico dubbio che ha suscitato finora è stato il cambio di allenatore, perché comunque non dimentichiamoci che adesso, attuale CT appunto della nazionale, Conte, che allenava prima la Juventus, era reduce dalla vittoria di tre campionati di fila. Se vinci tre campionati, specialmente come hai vinto l'ultimo con tutti quei punti, beh, vanno Beh, vabbè. soltanto fatti i complimenti. È vero che adesso la Juventus ha un allenatore come Allegri che era stato esonerato dal Milan, però non dimentichiamoci che Allegri con il Milan vinse uno scudetto, che riuscì a qualificare l'anno scorso il Milan per gli ottavi della Champions League, cosa che la Juventus non riusciva a fare con Conte. Già quello è un ottimo aspetto per quanto riguarda l'ambito internazionale. E secondo me Allegri finora sta gestendo bene la Juventus, perché se vediamo sullo stesso bilancio della Roma, con tre partite e tre vittorie, una in Champions League ovviamente intendo, e perciò secondo me stasera la Juventus disputerà un'ottima partita e secondo me vincerà la Juve, però non vincerà con molta facilità, perché il Milan finora è vero che ha fatto, se non erro, 8 gol in totale con la Lazio e con il Parma. È anche vero però che ha subito quei 4 gol a Parma, insomma, però alla fine vince ciò che conta. Però vedo un Milan, secondo me, come ti dicevo già l'altra volta, migliorato dal fatto della cessione di Balotelli, perché vedo più un gioco collettivo, più un gioco di squadra. E Inzaghi poi, secondo me, è anche l'uomo giusto, perché comunque conosce bene molto l'ambiente. È vero che non ha esperienza, però essendo stato appunto un giocatore, forse sa dare la giusta carica, la giusta motivazione, cosa che purtroppo non è riuscita a Seedorf, ma come si dice, non tutti alla prima ci riescono, e poi Seedorf veniva da una situazione più complicata. Qui non dico che è più facile, però già il fatto di ripartire da capo può aiutare di più. Se arrivi durante un corso di una stagione, è un po' difficile cambiare le cose in corso. Quindi, secondo me, è più facile riuscire a cambiare dall'inizio. Però, Torniamo in ambito Roma, Federico. sì. Stasera alla Roma conviene di più che ci sia un pareggio fra le due squadre, Milano e Juventus, così andrebbero a 7 punti, o che potesse vincere una delle due, che andrebbe a 9 punti, ma l'altra rimarrebbe a 6. Poi chiaramente tu domani dovrai battere il Cagliari, fare il tuo, perché non è che nulla ti nessuno ti regalerà nulla. Certo, da un punto di vista della classifica sarebbe meglio un pareggio, senz'altro, però io dico che la Roma non deve vedere tanto le altre partite, ma deve pensare al fatto proprio, perché se poi le altre toppano e la Roma non ne approfitta, allora lì, insomma, è un'occasione persa, Ma andiamo a stasera vedere. alla Roma cosa conviene di più? Un pareggio o una vittoria di una delle due? Un pareggio. Un pareggio, perché andrebbero a 7 Sì. punti e cominceremo magari eventualmente, nel caso di positività, a distaccare Milan e Juventus di 2 punti. Oddio, siamo soltanto chiaramente alla terza giornata, non è che No, si può infatti, dire. e la Roma quest'anno, secondo me, oltre a non perdere punti contro le piccole, soprattutto negli scontri diretti, dovrà riuscire a fare Esatto, degli però ottimi visto che il risultati. calendario come Roma ci è favorevole, dobbiamo sfruttare questo momento, perché poi arriveranno, ecco, come dici te, i grandi scontri, e non sarà sempre primavera, per cui bisognerà vedere la squadra piano piano come crescerà e come camminerà nel corso del campionato. Eh sì, e poi non c'è da dimenticare che quest'anno c'è anche il doppio appuntamento con l'Europa, quindi con la Champions League, e anche quello influirà. È vero che la Roma non attiva panchina, però quello comunque porta più stanchezza. Esatto, e soprattutto abbiamo visto, caro Federico, un centrocampo giallorosso molto più sicuro rispetto a quello dell'anno passato, ovvero sia Pjanic che opera sulla destra, De Rossi come centrale, Nainggolan che parte da sinistra, a volte si rimette a destra, insomma si intercambiano con Pjanic, è qualcosa di collaudato che mette in confusione anche gli avversari. Sì, infatti, ma questo è un aspetto sul quale Garcia, secondo me, alla fine della precedente stagione avrà molto riflettuto, avrà analizzato, avrà provato dei nuovi schemi e appunto, avendo il doppio impegno in Champions League, avrà pensato di impostare un ottimo centrocampo, ma proprio un'ottima formazione, in modo da riuscire bene sia in ambito nazionale che internazionale. Ecco, speriamo che sia così. Prima di lasciarti e di lasciare i nostri carissimi amiche e amici all'ascolto, ricordiamo Valcor di Walter e Corrado, calzature, abbigliamento, borse, pelletterie e accessori. Tutto lo potrete trovare in via di Tor Sapienza 35 ABC, che naturalmente è il fashion store, è il punto di vendita principale. Poi ce ne sono altri, che è l'outlet store, e altri punti dove si trovano articoli per bambini, per ragazzi, per uomini,
uomini, donne, ragazzi, insomma l'abbigliamento dalla A alla Z per uomo, donna, bambino, ragazzo e ragazza. Tutto questo in via di Tor Sapienza 35 ABC, Valcor, di Walter e Corrado. E se andrete a nome di stapradio.it, di Stefano Tini, di Roberto De Angelis, di Questa è la Roma, ci sono diciamo delle sorprese molto positive. So che tu, Federico, sei passato da Valcor perché eri leggermente scettico, perché hai visto un paio di jeans che ti interessavano a un certo prezzo, hai detto ma ti pare che poi mi vanno a fare un ulteriore sconto se dico Stefano Tini, Stapp Radio, Roberto De Angelis, Questa è la Roma? Dice vabbè, il prezzo è già buono, li compro così. E invece, Federico, cosa è accaduto da Valcor? Che quando sei arrivato hai detto vabbè, sono Federico, vengo a nome di Stapp Radio, Stefano Notini, Roberto De Angelis, ti sei visto calare, diciamo, di qualche punto il prezzo del capo di abbigliamento, o mi sbaglio? Sì, la pubblicità ha fatto effetto, appunto, è stata una cosa che poi si è verificata, e consiglio anche agli altri ascoltatori di provarlo, perché veramente ne vale la pena, non rimanete pentiti. Oh, e poi, come mi dicevi, c'è anche l'outlet store dove ci sono articoli di abbigliamento passati, però per quanto sono passati mi hai detto che sono ancora in voga, attuali, quindi si possono comprare a un prezzo molto inferiore rispetto al prezzo di listino ufficiale. Sì, è un prezzo modico, perciò, come ho detto prima, consiglio anche agli altri ascoltatori di andare a vedere, perché si trovano belle cose e sono occasioni da sfruttare, da carpe diem proprio. Carpe diem, cogliere al volo l'occasione in via di Tor Sapienza 35 ABC. Walter e Corrado vi aspettano con la loro Valcor abbigliamento, calzature, borse, pelletterie e accessori vari. Attenzione, qualcuno mi ha scritto in questo momento, dice ma per il parcheggio c'è un ampio parcheggio disponibile, sono aperti anche la domenica, quindi sono aperti tutti i giorni Valcor abbigliamento di Walter e Corrado. E insieme a Walter e Corrado di Valcor Abbigliamento, insieme a Federico De Angelis e al sottoscritto Roberto De Angelis, speriamo così che Roma-Cagliari porti un risultato positivo per la squadra giallorossa. E sono d'accordo con Federico quando ha detto e stabilito e riconfermato che la Roma deve pensare a se stessa. Intanto stasera ci sarà la partitissima Milan-Juventus, però noi dobbiamo pensare alla partita di domani, è la Roma che la deve vincere, non possiamo avere favori da nessun'altra squadra, Federico. Certo, questa è una cosa che ho sempre detto, non bisogna soprattutto perdere i punti contro le piccole, e come ho detto prima, andare bene negli scontri diretti. Esatto. Federico, io ti ringrazio della tua disponibilità, questo intervento lo dovevamo fare nella giornata di venerdì, non c'è stato possibile, per cui adesso abbiamo rispolverato questo 91esimo minuto anteprima Roma-Cagliari. Federico, grazie, buona domenica, e naturalmente, visto che minuto 91 è una costola in questa radio, nella radio RDA di Questa è la Roma, forza Roma, speriamo che le situazioni possano andare nel verso giusto. Per il momento è tutto, grazie Federico, buona serata a te, grazie Federico ancora, ciao. Ciao Roberto, ciao, buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie Federico, molto gentile. Allora, io lascio Federico De Angelis e vi ricordo che potete connettervi con noi attraverso il sito www.stapradio.it, ve lo ripeto ancora una volta, www.stapradio.it, attraverso i canali di Spreaker. Nel mondo di Spreaker entrate scrivendo Spreaker con la K, dove vi dice cerca emittenti e utenti, scrivete Stapp Radio, come stappare la bottiglia, Stapp Radio, oppure RDA, Roma Domodossola Ancona, tutto attaccato, RDA Radio, che sono i due canali che propongono questo tipo di trasmissioni. Quindi Stefano Tini, Stapp Radio, e Roberto De Angelis, RDA Radio, nel mondo di Spreaker, ma c'è il sito di riferimento, se ci andate subito su www.stapradio.it troverete la locandina di minuto 91 anteprima Roma-Cagliari. Ringrazio ancora Federico De Angelis per la collaborazione. Mi dicono di dire se ci sono novità sulla formazione solo della Roma, ho capito. E no, la Roma a quanto pare allora sembrerebbe che vada per questo schieramento: De Santis tra i pali, Torositis, Manolas, Young and BY Cole come linea difensiva, i tre di centrocampo saranno Pjanic, De Rossi e Nainggolan, Florenzi, Totti e Gervinho a partire all'inizio sarà
sarà il trio d'attacco. Per quanto ci riguarda è tutto, Roberto De Angelis vi ringrazia e vi invito a rimanere sempre con Stappa Radio e RDA Radio, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio, ci risentiamo per il prossimo appuntamento. Grazie a tutti.